Oggi parliamo di una super iconica chitarra solid body. Direi che è la prima solid body in assoluto. Sigla! Buongiorno amici e bentornati, qui siamo a BM Blues ed io sono Paolino. Oggi parliamo di una super chitarra iconica. Beh, se non lo è questa, chi dovrebbe esserlo come chitarra iconica solid body? Ma prima di iniziare a parlare di lei, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere un bel like e la campanellina, mi raccomando, non dimenticatevela. Beh, adesso però parliamo di questa super chitarra. Chiaramente è una Fender Telecaster America. Questa è una performer, una chitarra fantastica con dei pickup veramente che suonano molto bene. Tastiera chiaramente in acero, 22 tasti jumbo, il manico in acero satinato a C, molto bello, con le sue belle meccaniche Fender, tengono abbastanza bene la cordatura. Insomma, poi il bello della Telecaster è la sua semplicità, il ponte fisso aiuta tantissimo a mantenere la cordatura della chitarra. La configurazione, ormai chi non conosce la configurazione di una Telecaster? Volume, tono e selettore a tre posizioni. Questa è una chitarra veramente molto bella, le sue colorazioni vintage, classiche, battipenna nero. E cosa dire, è una bolt-on chiaramente per mantenere quello che è questa chitarra. E noi adesso chiaramente andiamo a sentirla, poi come al solito io vi metto in descrizione tutta la sua scheda della chitarra, quindi la lunghezza della tastiera, il pound, il ponte che, come vi ho già detto, con le sue belle tre sellette, insomma tutto quanto lo trovate in scheda e come al solito in descrizione vi metto anche il link di Firebird strumenti musicali, che questa chitarra appunto è in vendita in negozio. La andremo a sentire sempre col mio fedelissimo Epiphone valvolare, che non si può certo, qua non ci sono effetti, la chitarra è diretta all'amplificatore, quindi per correggere un po' la distorsione, il crunch del valvolare, io andrò ad abbassare un pelino il volume della chitarra per averlo, come sentite, bello pulito, abbastanza clean. Con dei pick up in questo momento sto utilizzando quello al ponte, bello bello pulito, no? Quello che voglio fare, come al solito in questo canale, è farvi sentire i suoni di pick up e non la bravura del chitarrista, che bravura qua non ce n'è, ma è proprio per farvi sentire i suoni. Questo è quello al ponte. Se utilizziamo entrambi i pick up, niente plettro, così andiamo proprio a sentire il suono, perché i plettri, come avete visto chi ha seguito la live di lunedì, i plettri fanno molta differenza sul suono, quindi utilizziamo le dita. Il pick up al manico chiaramente è molto più cicciotto.
Sentite com'è, è bello anche come suono clean che va leggermente sul crunch perché ho messo il volume della chitarra un po' più puntato. Se io abbasso un filino ancora il volume della chitarra, sentite un po', diventa ancora più clean. Però se andiamo a chiedere un attimino in più, quindi do un bel suono, a questo punto vado a prendere anche il plettro. Sentite il bel crunch che tira fuori questa chitarra, ha veramente tanto carattere, è una Telecaster American. Sempre il pick up al manico. Andiamo direttamente su quello al ponte. Il suo lavoro certo lo fa, è una chitarra che esprime molto. In crunch, utilizzando tutte e due i pick-up, è veramente eccezionale. Se vado a togliere un po' il volume, come ho detto prima, mi va a togliere quel crunch. E di conseguenza posso anche lavorare sempre con entrambi. Molto bella come chitarra, ma chiaramente stiamo parlando di una famosissima Telecaster, una delle prime, anzi la prima chitarra costruita da Leo Fender. Una chitarra fantastica, pesa chiaramente il giusto, stiamo parlando di 3,2 kg. La Telecaster, questo è il suo peso più o meno corretto. Il corpo è un tano, di conseguenza è veramente molto bella e divertente da suonare. Beh, insomma, amici, a me le Telecaster piacciono da morire, ne ho qualcuna, sono veramente toste come chitarre, ci permettono di spaziare dal country al rock stile Bruce Springsteen, oppure classico blues country molto molto bello. Insomma, amici, spero vi sia piaciuto questo video. Io vi auguro un buon pomeriggio. Per chi è in vacanza al mare, buon bagno. Non abbronzatevi troppo, che poi sono invidioso. Amici, lunga vita al blues. E ci vediamo giovedì prossimo qua al B&Blues.